Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Noi siamo qua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è il nome di Gesù Cristo. Accomodatevi, coro. Alleluia. Capitolo 3 di Seconda Pietro. Diletti, questa è già la seconda epistola che vi scrivo, e in ambedue io tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria. Lode Gesù Cristo. Abbiamo finito. Noi abbiamo bisogno Gloria a Gesù Cristo. Vogliamo lasciare tutti i nostri pesi. Come possiamo dare il nostro culto al Signore? Nell'Antico Testamento parla dell'incontro nella via del santuario, in questo percorso, parla di un percorso per incontrare il Signore. Dove c'è la tenda di convegno, dove c'era la presenza di Dio, il luogo santo e il luogo santissimo. Nel cortile entrava tutto il popolo. E nel cortile c'era dove veniva sacrificato l'animale, gli animali venivano sacrificati. E poi c'era l'aspersione del sangue. Il sacrificio, l'aspersione. E dice la scrittura che oggi il cortile spirituale è il mondo. È il sacrificio, l'ha compiuto Gesù. Ha compiuto Gesù questo sacrificio, questo unico ed eterno perpetuo sacrificio per noi. E il suo sangue è stato versato per noi, il sangue di Gesù. Ancora oggi, fisicamente, è nella terra. Quel sangue di Gesù, dice, ci lava e ci purifica e ci rende idonei per entrare alla sua presenza. Se non ci fosse stato quel sacrificio, oggi noi non potevamo essere qua. Lode Gesù Cristo. E poi si poteva entrare nella prima parte. Poi c'era il luogo santissimo, dove solo il sommo sacerdote poteva entrarci. E quando Gesù muore sulla croce, nella morte del suo corpo, vi ricordate cosa avviene? Dice che la vela del Tempio si squarciò. Lode Gesù Cristo. Cioè, avvenne un fatto anche fisico.
Cioè l'opera della croce ricollega gli uomini a Dio, gli uomini che riconoscono Gesù Cristo, che vanno a Gesù, credono in Gesù e ottengono alla croce l'accesso per il luogo santo, cioè per avere un rapporto con Dio. Lode Gesù Cristo. L'opera della croce per ognuno di noi rappresenta questo: l'accesso del rapporto con Dio. Se tu ci credi questa sera, anche dici, ma io sono anni, ma il nostro rapporto è un rapporto continuo, quotidiano. Se tu lo riconosci come tuo Dio e tuo Salvatore, lo riconosci che Gesù è il tuo Dio e il tuo Salvatore? Ecco, se tu lo riconosci, entri in questa grazia, entri nel rapporto con Lui. Dice, la vela del Tempio si squarciò attraverso il sacrificio di Gesù. Lode Gesù Cristo. Sembra qualcosa, ma è così. E noi possiamo avere accesso al rapporto con Dio proprio per l'opera di Gesù Cristo, per l'opera della croce, dove nel suo corpo, in quella parte che doveva morire, che Gesù viene con un corpo umano, quel corpo non poteva rappresentare quello che Dio voleva per noi. E Gesù risorge dai morti, vince sulla croce la morte. O tu morte, dice un salmo. È finito il regno della morte attraverso l'opera della croce. Se tu questa sera ci credi ed entri nella comunione dello Spirito con Gesù Cristo, se tu lo riconosci e lo cerchi questa sera, tu entri nella comunione, in comunione col suo Spirito, e il suo Spirito che ci tocca, ci vivifica e ci fa comprendere il senso dell'eternità. Gloria a Gesù Cristo. Vogliamo andare a Lui? Vogliamo riconoscere Gesù? Vogliamo riconoscere l'opera della croce? Vogliamo riconoscere quello che Egli ha fatto per noi? Egli ci ha dato grazia sulla croce. Gloria a Gesù Cristo. E mentre noi andiamo a Lui, percorriamo questa via. È una via che non è fisica, fratelli. La via del santuario non è un percorso fisico, è nello spirito oggi. Spiritualmente lo percorriamo. E come lo percorriamo? Entrando nella sua casa con le lodi, con i canti, con la preghiera. La preghiera rappresenta il sacrificio di quella parte dell'animale che veniva sacrificato, dove attraverso la preghiera noi confessiamo i nostri peccati al Signore. Questa sera hai partecipato alla preghiera? Abbiamo dato i nostri pesi al Signore quando siamo entrati? Abbiamo dato le nostre sollecitudini? Abbiamo confessato a Dio che in questa natura siamo peccatori? E non con questa natura possiamo avere un rapporto con Lui, una comunione con Lui.
ma con la natura spirituale. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Signore Padre, noi veniamo a te nel nome di Gesù Cristo. Ti riconosciamo come nostro Dio e nostro Salvatore questa sera e vogliamo entrare in comunione con te, riconoscendoti, confessando a te i nostri peccati, Signore. Perché noi sappiamo, Padre, che tu sei fedele e giusto da perdonarci ogni peccato ed ogni iniquità. Nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Tieni i tuoi occhi chiusi e cerca il volto di Gesù. Cerca la presenza del Signore. Gesù è qua. Egli ti vuole toccare. Egli ti vuole sanare. Vuole sanare le tue malattie. Vuole sanare il tuo cuore afflitto. Vuole sanare l'anima tua. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Glorifica il nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Dice, è giunta l'ora che i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. I veri adoratori adorano Dio in spirito e verità. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. È vero che siamo venuti fisicamente, perché noi siamo spirito, anima e corpo. Dice il nostro intero essere nostro. Noi portiamo alla sua presenza l'intero essere nostro. Gloria a Gesù Cristo. Ed egli vuole vivificare i nostri corpi mortali. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Riconosci il Signore. Glorifica il nome di Gesù Cristo. Pronunzi il nome di Gesù Cristo. Egli ci chiede un solo sacrificio. Un solo sacrificio. Labbra che confessano il mio nome. Alleluia. Labbra che confessano il suo nome. Alleluia, Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Egli è venuto per perdonare tutti i peccati. Chi ha bisogno del perdono dei peccati? Alzi la sua mano. Signore, come tu ci hai detto, a chi perdonerei i peccati, gli saranno perdonati, Padre. Così è scritto. Noi crediamo in te. Io, per quello che è il comando di Dio, vi perdono tutti i peccati, perché Gesù ci ha perdonato tutti i peccati. Se tu perdoni, ti sarà perdonato. Se tu perdoni, ti sarà perdonato. Azzera il tuo conto in debito. Il ritenere dei peccati è come crearsi un debito. Infatti, in Matteo, in alcune traduzioni, dice: a chi rimetterete i debiti, gli saranno rimessi, saranno rimessi pure i tuoi debiti. Cioè parla di peccato e usa la parola debito. E l'essere rancorosi ti fa diventare
un conto corrente pieno di debiti, di peccati. Cioè, è come se quel conto andasse in negativo. E tu avresti un conto in negativo. E chi è che ti chiama per rientrare nel conto? Non è il direttore della banca. Si chiama Satana il diavolo. Che quando lo dice lui, ti chiama. E ti dice: amico, c'ho il tuo titolo. E tu hai parlato male. Tu hai sospettato il male. Tu hai detto il male. E io ho il titolo. C'ho un titolo che ha un valore. E qua regno io, dove c'è questo titolo. Lode Gesù. Capisci come fa Satana? Regna dove ha titolo. E sto titolo del regno chi glielo dà? L'uomo attraverso il peccato. Non è che regna perché dice: io c'ho il titolo per regnare, qualcuno me l'ha dato. Chi ha parlato male, chi ha criticato, chi è sottoposto alla gelosia, all'invidia, da titoli, debiti che Satana usa per avere potere su di te. Lode Gesù, capito? Perché noi dobbiamo condonare subito i debiti, questo tipo di debiti, subito. Perché li devi condonare? Perché se no non ti sono perdonati i tuoi. Cioè il tuo conto a debito ti viene scaricato, ti viene perdonato. Se no, sei uno che spiritualmente c'è un conto in rosso. Tu vuoi avere un conto in rosso? A debito? Perché se non perdoni, perché sei rancoroso, rancorosa, a mia, lode Gesù Cristo, io perdono. Cioè, significa, il vero perdono è quando uno condona. No, che dopo che siamo usciti da qua, dice: un perdono a tempo, poi dice: aspetta, rientra tutto. O perdoni o non perdoni. Cioè significa: hai cancellato, hai preso il cancelletto e hai cancellato. Se tu fai così, ti sarà fatto pure a te così, e i tuoi peccati non verranno ricordati dal Signore. Egli non ricorda i peccati. Gloria a Gesù Cristo. Questa mattina ho chiuso il culto con questa, leggendo questo passo. Capitolo 16 di Marco, al versetto 9. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena. Lode Gesù Cristo. Questo mi ha fatto riflettere. Non so se a te, vedi,
Io oggi, sarà perché il Signore mi ha dato questo incarico, ma io quello, io su una parola ho predicato. Io ti amo. Stamattina, leggendo Io ti amo, Signore, ho fatto una predica. Io ti amo, Signore. Oggi, quando il Signore mi dà, è come se usasse una lente di ingrandimento per penetrare dentro, nello spirito, di quello che è scritto. E ma questo capisco che è dato, perché c'è il mandato. Infatti stamattina il Signore mi ha fatto vedere, dice, come io ho mandato voi, come io sono stato mandato dal Padre, io mando voi, ha detto il Signore. E c'erano i discepoli che gli raccontarono, Signore, ma abbiamo visto alcuni che predicavano il tuo nome, ma non erano dei nostri. E il Signore cosa disse? Lasciateli stare. Se non sono contro di noi, sono per noi. Ma questi erano mandati. Quelli non erano mandati. Ma il Signore dice, lascia. Lasciali fare. Però il Signore si sofferma su coloro che gli manda e dice, io non prego, e dice, solo per questi, al capitolo 17 di Giovanni. Se noi lo leggiamo, il capitolo 17, e i vari riferimenti, noi capiamo molte cose. Dice, non prego solo per loro, cioè non solo per gli apostoli, quei mandati che c'erano allora, che qualcuno dice, no, gli apostoli, solo quelli. Altro. E Gesù stesso cancella questo e dice, io non prego solo per loro, ma per coloro che sono stati da loro mandati e che hanno ricevuto e che hanno conosciuto me attraverso la loro parola. Significa che il mandato ancora ad oggi viene trasmesso e lo ritrasmettiamo a coloro che credono. Chi crede in questa parola e ha fede, la recepisce e la porta avanti, vivrà il mandato. Capito? Chi è che vive il mandato? Chi ha fede e lo porta avanti e porta frutto. Lode Gesù Cristo. Dice, non prego solo per questi, ma anche per coloro, cioè per noi. Sta pregando Gesù per noi, fratelli. Sta pregando per me, per voi, per tutti coloro che hanno ricevuto la parola del mandato. Capite qual è l'importanza? Poi nella parola del mandato c'è l'unzione. L'unzione c'è perché Cristo significa mandato, unto. La parola mandata è unta, ti lascio un'unzione, quella l'unzione del cielo, l'unzione dello Spirito che ti illumina, ti apre il cuore nelle cose di Dio e tu puoi vedere nell'invisibile. A chi è avvenuto che ascoltando la parola accede a nuova conoscenza, cioè alla rivelazione? A chi? Hai visto? Questo è per effetto della parola mandata. Lode Gesù Cristo. Dice, com'è che si giustifica quelli che non sono mandati? Ma c'erano pure allora, ai tempi di Gesù. E il Signore disse, non gli fate guerra. Perché i discepoli dicevano, ora che facciamo? Gli facciamo guerra solo noi? No. Lasciali stare. Io sono il padrone. Se non sono contro di noi... Guarda che dice Gesù, se non sono contro di noi, sono per noi. Lode Gesù Cristo. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve per prima
a Maria Maddalena. Gloria a Gesù Cristo. Chi è Maria Maddalena? Uno legge. Se uno legge con lo Spirito, senza lo Spirito, questa scrittura è quello che Maria Maddalena era, uno si potrebbe pure indignare. Se tu prendi un nobile, ci sono quei nobili di quella casta nobile che ritiene certe nobiltà della scrittura, che questo passo non lo leggeranno mai. Maria Maddalena. Io mi è capitato, fratelli, di essere in situazione in chiese con denominazione che parlavano tutte con le remosce. Dio, ma dove sono? Dove sono capitato? Dico, ero un pesce fuor d'acqua. Qua c'hanno tutto le remosce. Come sto fatto? È vero. Lode Gesù Cristo. Se capito, gli predico Maria Maddalena. Guarda Gesù. Non è andato, non si è fatto vedere da chi pensiamo noi, ma la prima persona a vedere Gesù risorto è una donna che prima era una prostituta, che era stata liberata dai 7 demoni e che dopo che era stata liberata qualcuno dice che forse era quella che era stata perdonata e salvata dalla lapidazione. Ricordate? C'era una donna che era stata colta in flagrante adulterio e i farisei, i giudei, cioè i religiosi, quelli che conoscono le scritture più di tutti, che conoscere la scrittura non è che ti pone in una gerarchia di rapporto con lui, chissà in quale gerarchia sei. E loro per prendere in fallo Gesù prendono questa colta in flagrante, cioè sul fatto, e dice ora Gesù, vediamo questo Gesù cosa fa. La prendono e gli dicono, gliela portano là, dice guarda la legge dice lapidazione, che fai, ti metti contro la legge ora? Perché la legge dice che chi compie queste cose deve essere lapidato. La legge, la scrittura, lode Gesù Cristo. Ma Gesù, che in lui tutta la scrittura si è adempiuta, ma in più Gesù è il mandato di Dio, è il cuore di Dio, è lo spirito di Dio. In lui c'è tutta la deità del cielo nella sua persona. La lapida, non la lapida, sai che fa? Inizia col dito a scrivere sulla sabbia, sulla terra. E là che aspettavano, aspettavano, dice, vediamo cosa fa Gesù. E qualcuno gli chiede, qualcuno si avvicina e Gesù risponde.
chi è senza peccato scagli la prima pietra. E continuava a scrivere. Lode Gesù Cristo. Chi è senza peccato scaglia la prima pietra. E dice la scrittura che ad uno se ne andarono, furono compunti nel cuore. Quello che Gesù disse li toccò nel cuore. Cioè lo Spirito di Dio toccò il loro cuore e li compunse in quanto al peccato. Se ne andarono ad uno. E poi guarda la donna e gli dice: ma dove sono i tuoi accusatori? Se ne sono andati, neanche io ti accuso. Vai e non peccare più. Vai e non peccare più. Alleluia. Poi vediamo che c'è un gruppo di donne che seguono Gesù. Che sono sempre con Gesù. E tra questi una donna chiamata Maria Maddalena. Lode Gesù Cristo. E tra queste donne c'era pure Giovanna, moglie di Cuza, di un uomo ricco, che era fedele a Gesù e sosteneva l'azione di Gesù. Me lo trovi? Mi pare che è in Giovanni. Apparve prima a Maria Maddalena, della quale aveva cacciato 7 demoni. Costei andò ad annunziarlo a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Guardate chi si serve il Signore. Guardate chi si serve il Signore per consolare i cuori. Egli si serve di coloro che hanno fede. Lode Gesù Cristo. Hai tu fede nella persona di Gesù? E allora tu puoi consolare. Guarda che il mio Dio è un Dio meraviglioso, non ha riguardo alle persone, non guarda ai peccati commessi prima. Qualsiasi è il tuo peccato, quando vai a Lui e confessi i tuoi peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci tutti i peccati. Gloria a Gesù Cristo. Tutti i peccati. E non solo. Tutti sono idonei a servire Gesù. Gloria a Gesù Cristo. Tutti sono idonei a servire Gesù. Gloria a Gesù Cristo. Poi in Giovanni, vediamo cosa Gesù dice nell'incontro con Maria. Quando si fa riconoscere Gesù. Vuoi sapere come si fa a riconoscere Gesù? Egli, Gesù risorto. Lei non lo riconosce. Pensa che è l'ortolano, pensa che è il padrone di quel giardino. E gli dice, al versetto, capitolo 20, al versetto 16, Gesù le disse, Maria, la chiama per nome. Gesù ci chiama per nome. Conosce coloro che lo servono, conosce coloro che lo amano e ci chiama per nome Gesù. Sai come ci chiama? Per nome.
Come ci chiama? A me mi dice Tony. Come ti chiama a te? Ti chiama? E dice, come ti chiama? Lode Gesù, ti chiama per nome. E quando Gesù la chiama per nome e gli dice Maria, ella rivoltatosi gli disse in ebraico Rabbuni, che vuole dire maestro, cioè gli disse maestro. Lode Gesù Cristo. Essa riconosce Gesù. Che meraviglia. Dice chissà cosa gli ha detto Gesù, chissà cosa ti ha detto. Una parola, Maria. Ma il Signore quando parla ti trasmette lo spirito della vita. Non ha bisogno di farti un poema, una lettera, un post. Tu pensi che ti fa un messaggio per WhatsApp, Facebook, o più piccolo con Twitter? Un tweet. Ti chiama per nome. Ti chiama per nome. Chiama per nome coloro che lo amano e lo servono. Questa Maria, se noi guardiamo la sua vita, la vita di Maria, dopo che è stata liberata, sapete come è cambiata la sua vita? La sua vita cambiò perché si mise a seguire Gesù. Seguiva Gesù. Era dietro Gesù. Quando qualcuno dice, no, ma troppo... Qualcuno si lamenta, no, ma troppo in chiesa, non andare in chiesa, troppo. Che gli disse il Signore? Vattene a casa, fai quello che facevi, vai a lavorare. Era il suo cuore che era stato toccato da Gesù. Lei aveva compreso, era stata liberata e la sua vita l'aveva dedicata a servirlo. E quando Gesù risorge è la prima persona a incontrarlo. Gloria a Gesù Cristo. Non è stato né l'apostolo Pietro, né Giovanni, né Giacomo, ma Maria Maddalena. Lode Gesù Cristo. Gesù non ha riguardi alle persone, sono tutti idonei a servirlo e non rifiuta nessuno, non caccia nessuno. Se tu lo ami, lo vuoi servire, egli scrive il tuo nome e il tuo nome viene conosciuto. Oh, ma chi lo sa, ma io quello che faccio, chi? Il Signore conosce il tuo nome. Io, se tu mi dici il Signore conosce il tuo nome, pastore Tony, io mi dai, cioè, la remunerazione. Ah, io mi sento appagato. Dico Signore, grazie, perché tu conosci il mio nome. Signore, grazie. Conosci il tuo nome. Io voglio servire il Signore con tutto il mio cuore, con tutta l'anima mia, con quello che ho. Se tu lo metti nel tuo cuore, il Signore, se tu preghi il Signore, per esempio, io lancio un appello nel nome di Gesù Cristo. Se tu preghi il Signore, sempre se lo desideri, che se lo vuoi, sempre se è nel tuo desiderio servire, ma se tu per esempio questa sera ti impegni e chiedi al Signore che vuoi servirlo,
che vuoi servirlo con tutto il tuo cuore. Se qualcuno è d'accordo con tutto il suo cuore, può alzare la mano. Con tutto il tuo cuore. Sei d'accordo? Con tutta la tua mente. Con tutta l'anima. E qua ci siamo tutti. Poi dice con tutto quello che hai. Io dico amen. Se tu ci credi, lo chiedi, sai che fa il Signore? Ti metterà nelle condizioni che tu lo servirai. Io sono il frutto di una preghiera, fratelli, voi mi chiedete, io sono il frutto di una preghiera, della preghiera fatta dal pastore. È vero, Gio? Si convertì il giorno prima Demetrio. E quando il pastore vide in quell'ufficio, erano gli anni, i primi anni 90, computer organizzato, dice, ma là chi c'è? Mio cognato. È un tipo, penso io. E il pastore gli disse, preghiamo il Signore, non ti preoccupare, tutto è possibile a chi crede. Questo avveniva il giorno prima, il giorno dopo, e ho raccontato la mia testimonianza, e sembra, ma è il frutto di una preghiera. Se tu chiedi a Dio per i tuoi amici, se tu chiedi le cose del cielo sulla terra, dici Signore aiutami a parlare, a predicare l'Evangelo, ad annunziare, a fare qualcosa nel tuo nome. Una sorella mi ha chiamato, una sorella di Treviso, che era gioiosa, e mi ha testimoniato. Dice, io ho pregato, dice, Signore, io sono qua, chiuso a casa, con un bambino piccolo, ti voglio servire, ma come faccio? E Dio, il Signore gli ha messo nel suo cuore cosa doveva fare. Doveva parlare di Gesù attraverso il telefono e iniziò a attraverso i suoi parenti più vicini. E c'era un fratello suo che era nel problema, che aveva problemi. E ora dice, si sta avvicinando al Signore. E mi testimoniava, pastore, io ho pregato, dice, Signore, ti voglio servire, ma non posso, sono chiusa, sono a casa. Come faccio? E il Signore subito gli ha dato l'occasione. Se tu vuoi servire il Signore, il Signore ti farà servirlo, perché la cosa più grande, più alta, è il servizio. Noi vediamo che Maria era una che serviva Gesù. Gloria a Gesù Cristo. Era una che amava il Signore e lo seguiva servendolo. Cosa faceva? Lo serviva. Gloria a Gesù Cristo. Servi il Signore. Predispone il tuo cuore a servire. E Dio ti farà vedere cose grandi. Gloria a Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Alleluia. Spirito Santo, grazie. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Se qualcuno ha ricevuto l'unzione, la parola, e sente di ringraziarlo, lo può fare.